Ciao ragazzi, oggi vi parlerò della storia di Timothy Treadwell, che è stato un ambientalista e documentarista statunitense che visse sotto stretto contatto con i grizzly in Alaska e che rimase ucciso proprio da uno di questi nella sua tenda con la sua fidanzata. Ma partiamo dall'inizio. Dopo aver fallito la sua carriera da attore, Timothy si trasferisce in Alaska, dove decide di vivere a stretto contatto con gli orsi grizzly. Visse con questi ultimi dal 1990 al 2003, studiandoli e documentando ogni loro movimento. Questa scelta lo portò a diventare famoso negli Stati Uniti d'America e fu intervistato da molti show televisivi. Addirittura, una delle sue più importanti interviste fu quella al David Letterman Show, dove Letterman chiese esplicitamente a Timothy se un giorno avremmo letto su un giornale che lui era stato mangiato da un grizzly. Is it going to happen that one day we read a news article about you being eaten by one of these bears? No. Secondo quello che abbiamo letto nella sua autobiografia, Treadwell aveva creato un vero rapporto di fiducia con gli orsi e aveva addirittura dato loro dei nomi. Di anno in anno, Timothy si spingeva sempre più in là col rapporto con questi mammiferi, convinto di poter anticipare le loro mosse e di poterli gestire. Charlie Russell, che passò 10 anni con Treadwell, testimoniò la totale assenza di precauzioni nell'attrezzatura di Timothy, che venivano ignorate da quest'ultimo. Ma veniamo quindi ai fatti. Nell'estate del 2003, Timothy e la sua fidanzata Amy decidono di sistemare la loro tenda vicino a un fiume, frequentato spesso da orsi grizzly per la pesca dei salmoni. Si erano accampati in quel preciso punto perché volevano realizzare delle riprese su un orso alla quale Timothy si era particolarmente affezionato. Ed è proprio durante queste riprese che l'orso aggredirà Timothy ed Amy. La presenza di quest'orso preoccupava enormemente Treadwell perché aveva notato nell'animale comportamenti meno obbedienti rispetto agli altri orsi. Si scoprirà successivamente che l'orso, numero 141, faceva parte di un lotto di 5 orsi, che erano stati introdotti recentemente nel parco e che dunque non era abituato alla presenza di esseri umani. Quindi, il 6 ottobre 2003, il pilota di un elicottero che avrebbe dovuto riportare i due esploratori a casa arriva al parco e trova davanti a sé una scena alquanto preoccupante. L'accampamento era abbandonato e l'unica forma di vita nelle vicinanze era un orso. Il pilota, quindi preoccupato per la sorte di Timothy e la sua compagna, chiama i Rangers e saranno proprio loro a scoprire la tragica fine a cui i due erano andati incontro. Trovarono infatti un orso maschio che aveva parzialmente mangiato i corpi dei due esploratori. L'orso, quindi, venne abbattuto per recuperare i corpi. Si scoprì che i due erano morti perché l'orso aveva mangiato i loro arti. Tuttavia, la tragica vicenda non ha ancora avuto un epilogo. Infatti, gli ultimi atti di vita dei due furono registrati erroneamente dalla videocamera dello stesso Treadwell. L'uomo aveva appena avviato la ripresa nel momento esatto in cui l'orso lo attaccò. Tuttavia, non aveva tolto il tappo, quindi ne è venuta fuori una registrazione agghiacciante.
Fortunatamente questa non è altro che una ricostruzione di quel file audio. Infatti la registrazione vera e propria non sarà mai divulgata pubblicamente. L'incredibile storia è stata raccontata in un documentario chiamato Grizzly Man, in cui vengono narrati 13 anni di attività dell'esploratore, inserendo anche delle parti da lui stesso riprese. Tutto questo però non può essere giudicato fallimento a mio modo di vedere. Infatti Timothy, grazie a questa attività, era riuscito ad uscire dal tunnel di droga e alcol, raggiungendo quindi una completa rinascita. Una vicenda affascinante che ricorda una cosa molto importante. E sarà sempre impossibile per l'uomo controllare la natura. Tuttavia, rispettandola, riusciremo a preservarla il più possibile.